naturalmente se ci sarà tempo nuovo faremo un commento più generale. Allora vi leggo quello che vi avevo portato, poi vi dico anche chi l'ha scritto, se non lo capirete mentre l'ho letto. Ho scritto io. Un enorme gattone disegnato a colpi di spray ha il compito di rendere meno cupo il cantiere che sta divorando Piazza Costantina, ma non ci riesce. L'impatto della costruzione è devastante. Non a caso il nuovo edificio è stato subito battezzato e conosciuto. Lì c'era una modesta casetta con annesso il laboratorio artigianale. Certo, da tempo l'area era abbandonata, in verità nessuno mai si sarebbe aspettato la realizzazione di un palazzo di simili dimensioni. 9 piani per una 70ina di appartamenti. È evidente l'incompatibilità con una piazza di modeste dimensioni, circondata da negozi, per lo più multietnici, con la piana di un altro cantiere chiuso a causa delle difficoltà delle imprese per ultimare i lavori della ristrutturazione dell'ex. Così la zona costituisce uno dei più contraddittori buchi neri della città. Ovviamente sotto l'aspetto urbanistico. L'eco mostro ci ha tolto il sole, sembrava una banalità, hanno scritto alcuni dei residenti dell'area delle porte d'Italia. Ma trovarsi senza luce mortificava. Su via, è uno scelto. Ora sappiamo che al riparo della cupa schermatura elettrica a protezione delle attività edili, le già generose potature stanno lievitando ben oltre i parametri concessi. A detta dei funzionari comunali, le irregolarità sono quantificabili in un piano di mezzo. Si tratta di un grave strappo alla regola che ha spronato il sindaco Pedrotti a comunicare la sua profonda indignazione. È infatti sconcertante l'atto di prepotenza compiuto in uno dei punti più deturpati di Pordenone, in un luogo maledetto dai residenti. Tra l'altro particolarmente sorvegliato. D'altra parte, simili comportamenti sono facilitati da un sistema tutto italiano di accomodamenti attraverso le pratiche di sanatoria. Una multa in via, più cemento democratico e più cecconoce. La triste vicenda ha origine dalla gestione di un piano regolatore vecchio, inadeguato allo sviluppo della città. Ciò ha comportato il ricorso a varianti urbanistiche e l'astica, l'ultima delle quali reca il numero 77, adesso siamo più di 100. Lo ha ammesso inconsapevolmente anche l'assessore Martina Toffi. Abbiamo restituito spazi importanti alla città, pur concedendo maggiori volumetrie. Da quali spazi? E forse una conquista, una piazza sventrata, che soltanto l'ingenuità può definire più verde, grazie a una futura continuazione di una decina di alberelli. Lì di sicuro in autunno non si raccoglieranno le castagne, nonostante gli architetti si affannino a chiamare bosco, una superficie di pochi metri quadrati, studiata per dare un tocco di colore al grigio del cemento. E i diritti dei proprietari degli edifici vicini, che magari hanno investito risparmi di generazioni per un'abitazione tranquilla e luminosa, valgono forse meno di quelli ostentati dagli immobiliaristi. Ciò che oggi stride è la scelta inopportuna dell'amministrazione Pozzomello di partecipare all'incontro promosso dalla proprietà dell'Ecomostro pochi giorni prima del voto per giustificare quell'operazione urbanistica. L'ex sindaco di Milizia sostiene di essersi limitato a parlare soltanto della piazza, nota per il fatto che era presente a un incontro promozionale di un progetto complesso. Punto. Tra l'altro, la cerimonia avveniva mentre i residenti scrivevano lettere di protesta in giornale. Eppure allora non è stata osservata alcuna parola pubblica, nessuna autocritica, se non lo scarico di responsabilità sui sindaci precedenti, quando negli ultimi anni la sua amministrazione aveva il compito di rivedere il piano regolatore. Lo ha fatto Udine. E poi perché, se ieri era impossibile adottare un nuovo strumento urbanistico, oggi l'assessore del confermato si candida a farlo? È chiaro che questa triste vicenda impone una tabella di marcia rapida verso un nuovo sistema di regole, in grado di riorganizzare lo sviluppo di una città profondamente cambiata rispetto a 20 anni fa, che riesca a stoppare un'anarchia urbanistica che da propria guerra ha mutato la storia di Pordenone. Si è costruito troppo e male. Vale la pena di ricordare che durante la campagna elettorale una larga maggioranza di candidati, Pedrotti incluso, ha colto l'appello di mettere in agenda un nuovo piano regolatore, tendenzialmente a cubatura zero. Ciò non significa blocco delle attività edilizie, in quanto ci sono numerose aree dismesse, decreti di edifici da rottamare. Le nuove scelte invece sono sostenute da esempi virtuosi che si moltiplicano in Italia, di Firenze a Udine, il Dave tra. Sono però necessarie atti di discontinuità da chi ha gestito in modo accomodante l'urbanistica, occorrono scelte concrete, soprattutto coerenti. Avrete capito chi ha scritto queste parole, non le ha scritte Giuseppe Pedicini, ma le ha scritte Giuseppe Ragogni,
e quindi ve lo rilascio. Penso che sia abbastanza esaustivo. Adesso, visto che la polemica va avanti ancora anche per quanto riguarda i cittadini, vi leggo un email che invece ho ricevuto io, visto che entrano. No, un cittadino di Pordenone scrive: egregio signor Pedicini, mi rivolgo a lei quale camperista impegnato anche in politica. Ogni qualvolta che ho modo di leggere sulla stampa locale degli articoli ormai quasi quotidiani che si riferiscono alle conoste di Piazza Costantino, oppure quando lo stesso momento viene trattato dalla TV locale di TPN, come la sera del 9 novembre, deve in questi momenti pervare in me un senso di disagio, di totale sfiducia nelle istituzioni. Egregio signor Pedicini, in passato ho comunicato con lei via email nel periodo preelettorale quando era candidato a sindaco di Pordenone, proprio il giorno successivo al comizio che avete in piazza Bondone. Ora mi permetta di raccontarvi come si sono comportati con me mia moglie e operatore del comune. Nel mese di giugno mi fu fatto recapitare un'ordinanza dal sindaco nella quale si ordinava la demolizione della baracca in causa. Baracca che esisteva da 33 anni, quest'anno nella periferia della città di Sotto, e che la stessa serviva ora per mettere a riparo il camper e l'auto. La demolizione inoltre doveva rispettare i tempi imposti, cioè 3 mesi e non oltre, pena da parte del comune il sequestro dell'area su cui gravava la baracca stessa. Non ci sono stati attenuanti nei confronti da parte degli operatori del comune e non hanno voluto considerare nemmeno la mia buona fede. Ora guardo con malinconia il campo e l'auto che sono esposti di interpelle con le conseguenze che ben conosciamo. La delusione e l'amarezza che io e mia moglie abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, grazie anche al modus operandi del comune, ha fatto maturare di conseguenza di mia moglie la decisione di vendere il cane. Infatti l'annuncio si trova sulle pagine di Premier Market di Milano. Egregio signor Pedicini, stia pur tranquillo che anche nel caso del cosiddetto ecomostro di Piazza Costantini si ripeterà il classico: forti con i deboli e deboli con i forti. Allora voi vedete che io penso che questa prima fase, io vi invito veramente a fare delle riflessioni che non siano dettate la cosa è molto più seria di quello che qualcuno vuole far credere. Nell'opinione pubblica di questa città questa cosa ha inciso fortemente, perché la gente ne parla molto bene, e la dimostrazione che deve dare oggi l'amministrazione e la politica non è stata quella sicuramente di dire demoliamo il giorno e poi saniamo, ma ci vuole un comportamento più coerente. E un'ultima cosa: non è che possiamo tutti immaginare che la panacea di tutti i problemi prima, di durante, di dopo, verranno col nuovo piano regolatorio. Ma questo lo dirò nel secondo intervento. Mi fermo qui perché non è stato No, consigliere Felici, non c'è secondo intervento, c'è solo dichiarazione di voto. 5 minuti. Consigliere Cosotto, prego.